Ciao, sono Emanuele Gaggegi, dottore commercialista ed esperto in finanziamenti agevolati alle imprese. Oggi voglio parlarti dell'agevolazione investimenti in beni strumentali. Vediamo insieme che cos'è. L'agevolazione investimenti in beni strumentali è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate su tutto il territorio italiano, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, o fino al 30 giugno 2021, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati a conti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Consiste in pratica in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e tramite F24. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio dell'impresa, come i software, i sistemi, piattaforme, applicazioni. L'incentivo in beni strumentali non è più compatibile col super e l'iperammortamento. L'incentivo ha infatti sostituito le precedenti discipline del super e l'iperammortamento che per gli investimenti negli stessi beni riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo anche una maggiore deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo quello che è il modello Industria 4.0, il credito di imposta che viene riconosciuto può andare dal 20 al 40% del costo. Per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali, Industria 4.0, il credito di imposta è pari al 15%. Per le altre tipologie di beni, invece, il credito di imposta è pari al 6% del costo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dell'interconnessione al sistema aziendale. Bene, per approfondire questo strumento, clicca sui link che trovi in descrizione al video o prenota adesso una consulenza su misura. Infine ricorda che per non perdere i prossimi aggiornamenti puoi seguirci sui nostri canali social e iscriverti al canale YouTube attivando la campanella. Ciao!